Ci siamo lasciati 3 mesi fa, in occasione della sua elezione a deputato nazionale e regionale. Dopo 3 mesi è stato nominato vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Signore e signori, ma chi meglio di lui, veramente, con tutto il cuore. Dovevo scegliere per farvi gli auguri, sia io e lui, del Santo Natale. Eccolo qua. Guardate qua chi c'è. L'onorevole Luca Cannata. Ti devo fare complimenti da parte mia, da tutti i siciliani, anche gli italiani, per questo ruolo escalation che hai avuto in 3 mesi. Già vicepresidente della commissionale, sei stanchissimo perché stanotte hai fatto nottata e quindi io ti ho disturbato e tu, ti ringrazio con tutto il cuore perché hai accettato questo invito, e io cortesemente ti devo fare, sono venuto qua a tavola perché voglio che tu fai gli auguri alla tua famiglia, dolce famiglia, a tutti gli avolesi, a tutti gli italiani e a tutti i siciliani. Ma sei stanco, grazie, vero? Grazie, sei stanco. Silvio, no, beh, sicuramente abbiamo fatto, ecco, tardi, ma lo abbiamo fatto per il nostro Stato, per il Paese Italia. Abbiamo messo in campo una manovra finanziaria importante, imponente, in un momento storico complesso, difficile. L'abbiamo fatto proprio per dare anche risposte veramente a tutti i nostri concittadini e fare in modo che possiamo, ecco, guardare con fiducia al futuro. È chiaro che il Natale poi è la festa per massima tradizione che si sta in famiglia. È un Natale di valori, un Natale che attraverso il presepe, attraverso le città che sono vestite a festa, regala anche momenti di gioia, di spensieratezza, ma soprattutto, ecco, fa stare in comunità. E questo è quello che noi vogliamo fare, vogliamo cercare, ecco, anche con questa manovra di finanziaria che abbiamo messo in campo, cercare di dare opportunità di crescita e di giustizia sociale a tutta l'Italia. E questo l'abbiamo fatto, ci sono diverse manovre per i figli e quindi in questo caso per la famiglia, per l'assegno unico che è stato potenziato, sono misure per i lavoratori e quindi per i dipendenti con il cuneo fiscale che è stato in questo caso quindi di punti, 2 punti percentuali e poi anche 3 aumentato per fare in modo che si possano avere in questo caso quindi riduzione fiscale, si possono avere più risorse da poter spendere e quindi poi anche tra l'altro questo significa dare all'economia opportunità di crescita e questo è quello che noi vogliamo ancora una volta mettere in campo. Lo vogliamo fare attraverso un grande l'equità, quindi aiutare i ceti deboli, i ceti più fragili, quindi vogliamo cercare di aiutare tutti coloro che in questo comunque periodo hanno sofferto. E oggi vogliamo però anche fare gli auguri, certo. E quindi, come hai detto tu, lo vogliamo fare dando speranza e facendo in modo che attraverso la credibilità, la coerenza che è stata messa in campo dal governo Meloni, da Giorgia, dalla sua splendida squadra e quindi da noi che stiamo cercando di fare un lavoro anche sul territorio, quindi a livello poi nazionale, di portare alle istanze, stiamo cercando di fare il possibile, di mettere, io dico, il Trenitalia sul giusto binario. La rotta è segnata e adesso dobbiamo, ecco, continuare su questo che è un percorso comunque di crescita e di speranza. Quindi sei soddisfatto di questa finanziaria? Guarda, come dicevo, noi andando abbiamo soprattutto in questo momento calmierato i prezzi per il caro energia. Le bollette infatti del gas, ma tutte le bollette Enel saranno infatti calmierate, perché altrimenti avremmo avuto bollette alle stelle, già l'avevamo visto e quindi siamo riusciti quindi a bloccare questo. Tutto già 2/3 della manovra si concentra su ciò. Dopodiché, ecco, ci siamo concentrati sulla detassazione per i dipendenti, ci siamo concentrati sull'aumento dell'assegno unico per i figli, quindi più figli si hanno, quindi per contribuire a fare in modo che la denatalità possa essere invece sconfitta e quindi si possa veramente portare di nuovo un Paese Italia a ricrescere demograficamente. E poi in questo senso è fondamentale ancora una volta dare impulso al tessuto produttivo economico e quindi ci sono tutta una serie di iniziative, penso al credito d'imposta per gli investimenti per il sud, ma ci sono tutta una serie di iniziative sul territorio che quindi vanno ad incidere e a dare veramente risposte che è quelle che noi ricerchiamo. Tu mi hai dato un assist bellissimo, dicendo, hai parlato dei figli, il 2022 per te è stato un anno fortunatissimo, sei diventato papà per la seconda volta, tua sorella Rossana è stata eletta sindaco di Avola, tu sei stato eletto deputato nazionale e deputato regionale,
ma io sono convinto che su Del Vizio nel 2023 forse diventerai presidente del Consiglio a posto della tua grandissima amica Giorgia. Questo no, Giorgia, invece noi speriamo che faccia veramente un lungo percorso, anzi mi auguro che veramente che questa sia una legislatura, poi ce ne sia ancora un'altra e poi un'altra ancora, perché più legislature si fanno, e quindi Giorgia tra l'altro veramente ha dato all'Italia in questo momento anche quella che è una fiducia all'estero, si vede, e quindi in questo momento basta guardare i mercati, basta guardare la risposta anche degli altri paesi alleati, e quindi noi invece dobbiamo continuare a dare fiducia a questa grande donna straordinaria che ha saputo veramente, e tutti io sento parlare, certo, non so sì. Tu, però molti mi dicono, sai, ho cambiato idea su di lei, sul modo che ha di governare, come ha intrapreso questo percorso. Lo vedi nei sondaggi che sta spopolando, mi dovevi scusare. Sto spopolando perché ecco, c'è la serietà e c'è anche dalle parole si passa ai fatti. Ecco, con questa prima finanziaria abbiamo fatto... A che ora è finito stanotte? Stamattina abbiamo finito... Non hai dormito quindi? Alle 6.45, no, non ho dormito, alle 6.45, e poi sono andato in aeroporto, ho preso il volo per venire subito qui, anche perché sono da 12 giorni, sono stato ininterrottamente a Roma, perché abbiamo fatto... Nei media, nelle televisioni nazionali abbiamo visto. Abbiamo fatto le notti con la Commissione Bilancio per dare una manovra finanziaria imponente in tempi record, per fare in modo che non arrivassimo infatti al bilancio provvisorio. Io ho il cappuccio di Babbo Natale, mi manca solamente il sacco. Allora, siccome Babbo Natale porta sempre dei doni, puoi portare in questo sacco che io non ho un dono alla città di Siracusa con un nuovo sindaco, come te, come tua sorella Rossana e come tanti conosciamo. Sicuramente Siracusa sarà una città che a giugno dovrà di nuovo essere rilanciata. E su questo noi vogliamo scommettere, io cercherò con il partito, con Fratelli d'Italia, di dare il nostro contributo per far sì che Siracusa, insieme a tutte quelle che sono le comunità della provincia di Siracusa, possano tornare ad essere veramente protagoniste di quello che è un futuro che comunque noi abbiamo già visto, come i risultati che si hanno quando si lavora bene poi producono effetti positivi a tutti, e quindi Siracusa in questo senso dovrà anche essere capace di rappresentare al meglio quello che è un percorso positivo per la nostra comunità. Posso abbracciarti a nome di tutti i siracusani e della provincia di Siracusa per farti gli auguri, come se tu stai facendo gli auguri a tutti quanti. Luca, auguri. Auguri. Ciao, arrivederci, grazie.